Gianni Colacione dal Comitato Nazionale di Radicali Italiani qui a Torre Argentina. Siamo all'ultima giornata, il momento della presentazione delle mozioni, quindi insomma c'è anche un po' concitata, c'è stata la raccolta delle firme. Siamo in compagnia di Alessandro Massari. Alessandro Massari, vabbè, dirigente radicale, conosciamo, membro di direzione se non sbaglio, e siamo ormai appunto all'ultimo giorno. Volevo appunto chiedergli intanto una considerazione un po' generale sull'andamento di questo comitato che si preannunciava come qualcosa di esplosivo, c'erano molti malcontenti. In qualche modo il comitato è anche un luogo dove convergono le istanze dei vari militanti presenti sul territorio. In molte regioni non si è riuscito a raccogliere firme, insomma ci sono stati anche sulle modalità parecchie critiche. Ecco, facendo un attimo un consuntivo, secondo te com'è stato questo comitato? Utile soprattutto? Sì, utilissimo perché, a differenza di quanto poteva essere ipotizzabile, ed era stato anche ipotizzato in seno della direzione preparatoria del comitato, c'era il rischio che, come spesso accade nei piccoli gruppi, di fronte a una possibilità di parziale successo rispetto a quanto pronosticato, ci fosse una ricerca, prima che arrivasse il momento elettorale, diciamo tra virgolette, di responsabilità. Andando molto sul concreto, ci potevano essere due fazioni contrapposte, utilizzando un linguaggio degli anni 70. Ci poteva essere da una parte la dirigenza che si domandava come mai in alcune regioni si era riuscita a raccogliere le firme nonostante la mancanza di democrazia e in altre no, quindi imputando una sorta di minore impegno. Dall'altra parte poteva esserci un gruppo dirigente ma anche militante che rispetto ai tempi di consegna delle firme e i modi di compilazione potevano avere qualche recriminazione attiva con delle proteste. Questo non è accaduto invece, perché Radicali Italiani si è connotato nel corso del tempo per essere quel luogo, quell'agorà, quella piazza dove le espressioni avvengono liberamente, e come capita di solito all'interno di gruppi dirigenti responsabili, ci siamo confrontati sugli stessi argomenti con diverse sensibilità e punti di vista. Che cosa è accaduto quindi? A mio avviso è accaduto che siamo stati assolutamente radicali, perché a fronte di alcuni richiami a una sorta di ortodossia radicale, che è assolutamente vera, in un partito che fa del disordine organizzato una ricerca dell'armonia, ha dimostrato come si può anche essere pasolineamente riconoscibili, facendo sì che giovani compagni che magari non hanno la storia e l'esperienza degli antichi radicali ponessero questioni riconoscibili rispetto al passato e quindi per questo pienamente radicali. Che cosa intendo? Intendo dire che ho ascoltato molte domande, ho ascoltato molte risposte, non condivido molte delle risposte, ma ritengo legittimo e molto utile che si pongano delle domande, perché solo dal dialogo senza preconcetti e con la predisposizione all'ascolto che si può realizzare quella sorta di piccolo miracolo politico che è sempre uscito a Marco, cioè l'intellettuale collettivo, che non ha nulla di gramsciano, ma è semplicemente una collazione di intelligenze che singolarmente prese hanno una loro valenza, ma che se riunite tutte insieme formano un corpo di pensiero distinto, diverso e superiore rispetto all'apporto dei singoli. E questo mi sembra sia accaduto, tanto che sta diventando una tappa, un trampolino di lancio per ulteriori momenti di riflessioni, tanto che ieri Marco Pannella ha annunciato la necessità, la proposta, la volontà di tenere un congresso del fronte italiano del Partito Radicale Transnazionale, e tutto questo è nato dal dibattito che è emerso nel seno del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani. Allora, Alessandro, tu sei persona amabile nella conversazione. Hai parlato effettivamente, peraltro ci sono state due parole di storia radicale, ci sono state poi per supportare le varie decisioni, lezioni di storia radicale che sono fiorite, che sono fioccate in ogni dove. Volevo farti una domanda specifica. Uno dei momenti di massima polemica in questi ultimi giorni, insomma, con molti percepita da molti compagni, è stato il famoso episodio del taxi offerto da Storace. E per supportare appunto questa ipotesi si è rievocato l'epoca della storia radicale, in cui Pannella andava ai comizi del Movimento Sociale, l'epoca in cui gli allora fascisti
erano trattati fascisti che poi non erano fascisti secondo la lettura pannelliana, che fascismo era altrove, e lui andava lì a dire questo. Erano trattati un po' come si suol dire i cani in chiesa per quanto riguarda le istituzioni, erano trattati fuori dall'arco costituzionale, erano considerati insomma al di fuori da ogni quasi legalità. Ebbene, questo discorso secondo te applicato allo Storace di oggi per supportare questa ipotesi di taxi, non dipende questo taxi, è storicamente un paragone che si può fare? Allora, si può prendere le mosse da quella storia per giungere a conclusioni diverse, e ti ringrazio della domanda perché io sono tra coloro i quali non ha ritirato la propria candidatura nella lista regionale del Lazio una volta avuta notizia della possibilità di un accordo tecnico con Storace, il cosiddetto taxi. Così come non era fascista Almirante, poiché Pannella contestava la serietà di quel movimento rispetto alla drammatica esperienza fascista, allo stesso modo non è certamente Storace un fascista. Storace è un esponente diciamo clerico conservatore della partitocrazia. Quindi così come non era fascista Almirante, non è fascista perdonami, Storace. Che cosa accade però? Rispetto alla storia di quegli anni in cui si verificava una completa ostracizzazione da parte dell'intera società verso un singolo movimento, quindi Pannella in quel caso non voleva un'alleanza, ma voleva provocare un dibattito pubblico tra lui ed Almirante su alcuni temi referendari, che trovò l'opposizione di alcuni compagni radicali, dei compagni di lotta continua, che ritenevano utile tacitare Almirante. Qui la storia è diversa, perché il Movimento Sociale Italiano è stato sdoganato da Silvio Berlusconi quando nel 92, mi sembra, candidò Fini alla candidatura di sindaco. Ci fu poi il congresso di Fiuggi che trasformò tutto in AN. Domenico Fisichella, che ebbe una parte importante nel traghettare un movimento di estrema destra verso un movimento che potesse avere qualche cosa di gollista, cioè un movimento conservatore liberale, un movimento che in Italia però non ha mai avuto una capacità di aggregazione, tanto che Storace poi è ritornato alla destra sociale, quindi a quel tipo di destra populista che si rifà non certo all'illuminismo borghese, ma si rifà poi agli ultimi, è un elettorato molto prossimo a quello che può essere dell'estrema sinistra. Fini invece è diventato, diciamo, un esponente che può essere assimilabile a un ceto di seconda classe della Democrazia Cristiana antica. E arriviamo al punto. Storace è stato uno degli artefici dei disastri economici condivisi dal polo di destra e dal polo della sinistra nella gestione della sanità del Lazio, che come tutte le regioni rappresenta il 70% del bilancio. Quindi se la domanda è: tu faresti un'alleanza con Storace politica? No, perché Storace è stato colui il quale abbiamo contestato nel corso del 2010 per la gestione della sanità, che poi è allegramente continuata con i successori, quindi con il PD. Se però la domanda è: rispetto al diktat di Zingaretti, voi avete scelto Storace perché? Io ti spiego quello che è per me l'offerta e l'accordo che pareva potersi realizzare. Era veramente l'espediente tecnico, l'ospitalità chiesta non oggi, ma chiesta fin dai tempi delle liste Coscioni, per poter avere dei rappresentanti all'interno di quell'istituzione. Poiché all'interno di quell'istituzione, mentre tutta la cittadinanza circondava il Parlamento convinti che lì ci fosse il massimo della ruberia, nessuno si era accorto che vi erano, in seguito all'orrenda riforma del titolo V della Costituzione, ventricenti di spesa incontrollati e sconosciuti che consumavano in malo modo i nostri denari molto più che i parlamentari nazionali. Allora, poter entrare all'interno del Consiglio regionale con Giuseppe Rosso De Vita, con Rocco Berardo, che hanno alzato il velo di ignoranza e hanno fatto scoprire quanto all'interno dell'ufficio di presidenza tutti erano d'accordo nella spartizione, sarebbe stato importantissimo, perché noi avremmo avuto la possibilità, che avremo comunque, perché poi dirò le liste sono state, come tutti sanno, riammesse, avremmo avuto una maggiore possibilità di elezione, sia per quanto riguarda la riduzione oggettiva del quorum. Tutti sanno che il governo, con un provvedimento di dubbia
costituzionalità, visto che la Costituzione attribuisce la scelta delle leggi elettorali ai consigli regionali, ha abbassato il quorum, ha abbassato, scusami, il numero dei componenti del Consiglio da 70 a 50, quindi allearsi a una serie di conseguenze anche numeriche. La raccolta delle firme l'abbiamo detto, e quindi secondo me non c'era nessuna contraddizione, anche perché Storace non ci chiedeva neanche la possibilità di sostenerlo. Lui voleva avere un'opposizione che, così come nel precedente consiglio aveva svelato le ruberie, era una sorta di assicurazione. Cioè, Storace diceva: se ci sono i radicali, sicuramente i Fiorito del mio gruppo e i Fiorito dell'altro gruppo avranno vita più difficile. Ed ecco perché io non ho trovato nessuna contraddizione, perché all'interno del gruppo radicale che magari avremmo costituito singolarmente, avremmo tranquillamente fatto opposizione a Storace, opposizione a Zingaretti, o meglio, avremmo fatto la nostra proposta di trasparenza. Quindi non vedo nessun collegamento tra la parabola politica di Storace, che non sarebbe stato aiutato da noi ad essere eletto e eventualmente a vincere, perché anzi avrebbe avuto un'emorragia di voti probabilmente, un elettorato, t'ho detto, molto spesso molto ancorato a tradizioni cristiane che vedono nel Partito Radicale il laicismo, diciamo, che mette in discussione i fondamenti cristiani e cattolici della nostra convivenza civile. Insomma, secondo me aveva molto più da perdere Storace che noi, perché noi laicamente sappiamo confrontarci con il diverso, che è anche distinto e quindi non completamente separato, perché fa parte del consesso politico. Storace invece poteva avere maggiori problemi, e poi c'è stata diciamo una difficoltà tecnica che ha fatto saltare tutto, e per fortuna l'impegno dei tanti militanti radicali, ricordo qui Riccardo Maggi per tutti, perché ha coordinato la raccolta delle firme, ma noi stessi ci siamo mobilitati proprio singolarmente per raggiungere il risultato che poi c'è stato. Allora, sì, il fatto caratteristica tecnica, poi un pochino una caratteristica anche Marco stesso ci ha detto che poi era tecnica per noi ma non per loro, perché mi pare che il voto disgiunto non era possibile. Sì, ma non lo accettavano loro, mi pare di aver capito. Poi in qualche modo si è fatto capire, Marco stesso mi pare che abbia fatto capire, che dalle spalle di Storace, perché lui era della destra, del centrodestra, in qualche modo è arrivato insomma un'indicazione no, e quindi c'è stato un ripensamento, non è stato un ritardo, una questione di minuti, è stata una volontà. E noi abbiamo avuto comunicati stampa in cui è stato chiaramente detto che è stato un problema tecnico e non politico, lo ha detto Marco, lo ha dichiarato Maurizio Turco, però te l'avevo già anticipato, secondo me la difficoltà politica era maggiore da parte di Storace che per noi. Che noi abbiamo, diciamo così, gli anticorpi e anche la storia per poter comprendere, proporre ed affrontare un'alleanza che può apparire innaturale. La destra probabilmente un poco di meno. Allora, una domandina aguzza, rapida per Alessandro. La lettura che abbiamo sentito di Marco un pochino della questione politica è che ormai pare che la spina dorsale della partitocrazia sia nel centro-sinistra. Io volevo chiederti, date le premesse, dato che abbiamo visto che si sono contati nel PD con la parte, diciamo, che fa riferimento a Matteo Renzi, stiamo intorno al 40%, dato che Matteo Renzi si era pronunciato in passato già più volte, penso senza nessun interesse, perché stava in campagna elettorale per le primarie, non penso che i radicali andassero a votare per primarie, lui si aspettasse qualcosa, si era pronunciato riconoscendo ai radicali la titolarità di certe battaglie. L'esclusione di Matteo Renzi come referente non è un po' di pesa, l'esclusione in casa radicale di Matteo Renzi come referente non è un po' di pesa da quello che possiamo chiamare l'affaire Silvio Viale? Ma io, Pannella per primo è stato colui il quale ha individuato un elemento di novità all'interno del Partito Democratico come un possibile nuovo, proprio per un'assoluta sintonia su alcuni temi, quelli che tu hai evocato. La vicenda di Viale si è sviluppata all'interno di un concetto non solo sostanziale ma anche formale del rapporto con il PD, perché quello che tu dicevi rispetto a Storace, poi noi dovevamo votare, dovevamo fare, quello non c'era scritto da nessuna parte, mentre invece nella dichiarazione di intenti di coloro i quali avrebbero partecipato alle primarie c'era proprio ben scritto che avrebbero dovuto votare PD. Allora è stata una considerazione che, avendo una natura sostanziale, è partita però da una considerazione formale. Nel momento in cui si cerca l'interlocuzione con Matteo Renzi, si fa un'azione politica. Nel momento in cui si accetta di votare Matteo Renzi,
a quel punto il patto prevede che se Matteo Renzi non vince, tu comunque poi devi votare per il PD. Ed è questo lo snodo. E questa è la colpa di Viale, diciamo, tra virgolette, insomma, l'episodio Viale. Ma Matteo Renzi è un riferimento comunque, a prescindere da questo, potrebbe esserlo? Sì. Ma certo, io credo che Matteo Renzi rappresenti all'interno del PD, nonostante non abbia la forza della convinzione, perché è probabile che abbia utilizzato per convenienza alcune tematiche lasciate scoperte dal resto del partito, e però... tra colui il quale dice che non sono biodegradabile e quindi mi esclude perché non mi sono sciolto nell'acido, ok? Parliamoci chiaro, con un termine, diciamo, poco simpatico, forse poco appropriato, però è quello che è accaduto, ed uno che invece mi riconosce come interlocutore politico, io non ho nessuna difficoltà ad avere interlocuzione politica con chi non vuole che io diventi biodegradabile ed anzi forse vuole per osmosi contaminarsi. Il punto di diritto, che poi diveniva dirimente, era proprio quello che ti ho detto. Un conto è sostenere politicamente Matteo Renzi, un conto è accettare quella serie di regole che, se poi correttamente rispettate, portavano naturalmente al voto per Bersani, che viene individuato invece come il vertice di una organizzazione partitocratica che in quanto tale viene considerata un'associazione per delinquere. Quindi io riconosco in Renzi un interlocutore, però personalmente io non sono andato a votare per le primarie, perché nel caso in cui Renzi non avesse vinto, io mi devo trovare a votare per Bersani. Normalmente le regole le rispettiamo oppure le violiamo autodenunciandoci. È una possibilità. Si può anche fare la doppia tessera, votare per Matteo Renzi e poi denunciare che non ci si voterà, però è stato un cammino che non è stato quello intrapreso. Questa ipotesi che è nata adesso così dialogando. Sì, una cosa così improvvisata, no, perché tu passando dalle primarie, io dicevo in generale, se Matteo Renzi può essere un interlocutore, a prescindere dalle primarie, dalla presa di posizione sulle primarie, per il futuro, siccome Marco ha detto... Matteo Renzi, solo perché ha detto in tempi non sospetti qual era la condizione oggettiva del Monte dei Paschi di Siena, già solo per questo, per me, Matteo Renzi, toscano, fiorentino, grande conoscitore dei legami economico-finanziari che passano per Siena e che hanno un rilievo nazionale, solo per quello credo che sia una persona degna di grande attenzione, ben diverso da il segretario Bersani, che ritiene una cosa solo localistica, ben diverso da D'Alema, che invece rivendica tutta una serie di azioni in funzioni anti-bersaniane, una guerra per fazioni, insomma. In seguito alla rottamazione è arrivato poi la replica di D'Alema a Bersani. Hanno le idee molto chiare, però le rendono opache e poco trasparenti, insomma. Quello è il forziere del PD. Alessandro, ti ringraziamo, ti do un appuntamento su Libri.tv, sei sempre gentile con noi. Vedrai questa intervista fa qualche ora, penso, quanto prima cerchiamo di pubblicarla. Falla girare anche tu, grazie ancora. Grazie a voi, grazie a Liberi TV, che seguo sempre con grande piacere e attenzione. Grazie ancora.